Ben ritrovati in Top Smartphone, la nostra rubrica mensile dove andiamo a stilare la classifica dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. Prima di iniziare vi ricordo tre cose: la prima, che state guardando questo video dopo il mese di maggio, trovate in descrizione il link alle nuove puntate; la seconda è che domani, essendo il primo lunedì del mese, esce sul nostro secondo canale YouTube Tutto Tech la rubrica Top Book, analoga a questa ma relativa ai notebook; la terza è di lasciare un bel like per supportare questa rubrica. Ma iniziamo! Iniziamo sotto i 200 euro con Moto G 5G Plus, che essendo crollato di prezzo è sempre più allettante. Snapdragon 765G, un buon display seppur LCD, ma soprattutto un software reattivo e rapido, lo trovate ben sotto i 199 euro e a questo prezzo è un ottimo acquisto con connettività 5G. Altrimenti Samsung Galaxy A41, ma attenzione che è arrivato sul mercato anche il Galaxy M12, che col display a 90 Hz potrebbe prendere il suo posto ben presto, tra l'altro anche un prezzo più basso. Comunque la sua peculiarità è la compattezza, ve lo dico spesso, grazie al display da 6,1 pollici è uno degli smartphone Android più piccoli attualmente in circolazione, tra l'altro con display AMOLED di buona qualità. Un po' meno di qualità il processore, che è un MediaTek Helio P65, ma è comunque valido, da preferire al Galaxy A12 perché è migliore su quasi tutti i fronti, e al nuovo A42 ovviamente per le dimensioni più contenute. Altrimenti Poco X3 NFC, come non citarlo, è stato best buy degli ultimi mesi, anche lui è sceso di prezzo abbondantemente sotto i 200 euro e con lo Snapdragon 732G sa farsi valere dal punto di vista delle performance. 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, ecco il suo unico difetto, se così possiamo chiamarlo, è il peso, 215 grammi, dovuti principalmente alla batteria da 5160 mAh, che comunque gli garantiscono diverse ore di utilizzo. Outsider di questa fascia, ovvero gli smartphone comunque interessanti ma dipende molto dal prezzo, è il Poco M3, che costa davvero poco, se lo trovate a 119 euro assolutamente un ottimo acquisto, oppure Realme 7 come alternativa al Poco X3 NFC, perché ha il display a 90 Hz, ha anche la ricarica rapida a 33 watt, insomma interessante, e a volte costa leggermente meno. Sotto i 300 euro partiamo con Oppo Find X2 Lite, che ho confrontato l'altro giorno con l'X3 Lite e sì, lo preferisco perché ha un prezzo molto più basso sui 270-280 euro e comunque specifiche tecniche praticamente identiche, al netto di qualche differenza dal punto di vista fotografico e del display. Display che infatti è a 60 Hz, non a 90, ma comunque all'interno c'è lo Snapdragon 765G con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. 4000 mAh la batteria, ecco quest'ultima forse un po' risicata, ma gli permette di arrivare a sera e di avere un peso contenuto di 180 grammi. Il display comunque è da 6,4 pollici di tipo AMOLED di buona qualità, mentre la fotocamera da 48 megapixel, quella principale, poi c'è una grandangolare da 8 megapixel. Altrimenti Samsung Galaxy A52, la cui peculiarità secondo me è la certificazione contro acqua e polvere IP67, e poi offre un pacchetto tutto sommato completo con un display ampio di tipo AMOLED, un buon comparto fotografico, un buon software bello completo e ricco di funzionalità come la Samsung One UI sa essere, e al tempo stesso anche con qualche lag ogni tanto, e questo è un po' il risvolto della medaglia. Ma se volete uno smartphone dal punto di vista del design più accattivante, allora potreste valutare la terza alternativa, ovvero Xiaomi Mi 11 Lite, che ha uno Snapdragon 732G, quindi le performance sono garantite, la classica e solita MIUI, purtroppo con qualche bug qua e là, ma al tempo stesso anche un ottimo display con refresh rate a 90 Hz e un buon comparto fotografico con una fotocamera da 64 megapixel principale e una ultra grandangolare, oltre ad una macro che però al solito ritengo più inutile. Rispetto alla 52 non avrà la certificazione contro acqua e polvere, ma sicuramente una ricarica più rapida a 33 watt invece di 25. Fra gli outsider di questa fascia, due smartphone a marchio Xiaomi tra virgolette, perché uno è il Redmi Note 10 Pro, se cercate qualcosa di più rispetto al Mi 11 Lite dal punto di vista fotografico, oppure il Poco X3 Pro, anche lui molto valido soprattutto per il processore, che è una riedizione dell'855 Plus, quindi bello prestante, ma dipende anche lì molto dal prezzo.
Sotto i 400 euro la prima alternativa è Galaxy A52 5G questa volta, che altro non è che la copia del Galaxy A52, quindi mantiene la certificazione contro acqua e polvere, mantiene l'ottimo display, mantiene l'ottima fotocamera, ma aggiunge un po' di prestazioni grazie allo Snapdragon 750G, che è leggermente più veloce rispetto al 720G, e anche la connettività 5G, quindi in ottica di tenerlo in tasca per molto tempo è sicuramente più consigliato rispetto alla variante 4G. Altrimenti, come non consigliare il Poco F3, anche se lo preferisco al prezzo di 299 euro e non 349 euro come è oggi, però è comunque il più prestante in questa fascia di prezzo e nonché più recente. Display ampio da 6,67 pollici, tra l'altro anche di discreta qualità, e soprattutto processore Snapdragon 870, che è una riedizione dell'865 Plus, quindi davvero molto molto potente. Il suo anello debole è il comparto fotografico, dove riesce a dare meno rispetto ai principali competitor, ma comunque qualche buon scatto lo tira fuori anche lui. Insomma, se cercate uno smartphone da gaming economico, lui è la scelta giusta, ma attenzione al peso, che si avvicina pericolosamente ai 200 grammi, mentre la batteria è da 4500 mAh. Ultima alternativa, Realme X3 Super Zoom, per chi vuole qualcosa di peculiare dal punto di vista fotografico. Infatti ha una fotocamera periscopica, teleobiettivo con 5x di ingrandimento ottico, che può arrivare fino a 60x digitale, anche se la buona qualità arriva fino al 30x, ma comunque molto valido. Anche il display, seppur di tipo LCD con refresh rate variabile a 60 o 120 Hz, e anche sul comparto software è interessante, con gli ultimi aggiornamenti che ha ricevuto gira bene, molto ottimizzata, molto simile all'interfaccia di Oppo, la Color OS. Outsider sotto i 400 euro vado a inserire lo Xiaomi Mi 10T, che ha lo Snapdragon 865 e dal punto di vista fotografico è uno smartphone interessante, ma anche dal punto di vista del display, seppur abbia tecnologia LCD ma un refresh rate molto alto, oppure Oppo Reno 4, che inserisco qui tra gli outsider al posto di OnePlus Nord, perché costa un po' di meno e comunque sono molto simili. Sotto i 500 euro partiamo con OnePlus 8 oppure OnePlus 8T, che tra l'altro quest'ultimo è sceso drasticamente di prezzo negli ultimi giorni, si trovano entrambi sui 450-460 euro. Fra i due le principali differenze sono il display, 120 Hz per l'8T, 90 Hz per il OnePlus 8, e la ricarica rapida, 30 W per il OnePlus 8 e 65 W per OnePlus 8T. Altra differenza è a livello estetico, dove secondo me OnePlus 8 è molto più pregiato e rifinito, ma al tempo stesso anche inferiore dal punto di vista hardware. Entrambi comunque hanno l'ottimo Snapdragon 865, che garantisce performance e anche una buona durata della batteria. Altrimenti Asus Zenfone 7, che ormai è stabile in offerta a 499 euro invece di 699, lui era già interessante al prezzo di listino, ma ora ulteriormente con questo sconto che si perpetua nei mesi. Tra l'altro dovrebbe uscire a brevissimo Asus Zenfone 8, quindi attenzione e tenete d'occhio il nostro sito. La sua principale peculiarità è il comparto fotografico, con la flip camera che permette di utilizzare i sensori principali anche come fotocamere selfie. La qualità non è altissima ma comunque buona, ha poi un'altra carta da giocarsi, ovvero la batteria 5000 mAh e un buon display ad alto refresh rate, oltre a un software reattivo e sufficientemente fluido. Altrimenti Xiaomi Mi 10T Pro, altro smartphone che è crollato di prezzo ultimamente, allo Snapdragon 865 anche lui, come l'Asus, 8 GB di memoria RAM, 5000 mAh di batteria e ricarica rapida 33 W, oltre a un ampio display da 6,67 pollici a refresh rate 144 Hz. Peccato solo per la tecnologia LCD invece che AMOLED. Comunque anche un buon comparto fotografico con alcune funzionalità carine che gli sono state aggiunte per creare degli effetti cinematografici. Outsider sotto i 500 euro vado a inserire il Samsung Galaxy S20 Fan Edition versione 5G, che sempre di più con varie offerte e sconti si trova su questa fascia di prezzo, solo interessante, oppure in alternativa, ma valutatela attentamente, Huawei P30 Pro, che dal punto di vista fotografico offre qualcosa in più, ma è uno smartphone comunque di due anni fa. Per questo consiglio la New Edition, che invece è stato annunciato a giugno dell'anno scorso, ma l'hardware resta di due anni fa. Tra i 500 e i 700 euro iniziamo di nuovo con uno smartphone OnePlus, questa volta OnePlus 8 Pro, la cui principale, diciamo, novità rispetto all'8T e all'8 è avere un sensore fotografico in più, ovvero teleobiettivo, oltre al display a risoluzione Quad HD Plus invece di Full HD Plus, con refresh rate che resta lo stesso, ovvero 120 Hz. Inoltre è dotato della ricarica wireless, un po' come OnePlus 9 Pro, che tra l'altro tenetelo d'occhio perché ogni tanto cala leggermente di prezzo, quindi potrebbe diventare più interessante. E lato software, la
la classica esperienza OnePlus, quindi fluida, reattiva, seppur un po' stantia ultimamente. Altrimenti Oppo Find X2 Pro, che sempre di più si trova in offerta, soprattutto da MediaWorld, con la versione Vodafone, che non comporta nessuna differenza se non forse qualche rallentamento lato aggiornamenti, ma comunque è una scheda tecnica davvero completissima che è difficile sconsigliarlo. Ricarica rapida a 65W, Snapdragon 865, 12 GB di memoria RAM e addirittura mezzo terabyte di memoria interna, unico smartphone con questa caratteristica. Ma peculiarità è il comparto fotografico, con un sensore teleobiettivo a periscopio con 5x ottico che arriva fino a 60x in digitale, assolutamente interessante proprio per questo aspetto. Terza alternativa allo smartphone top di gamma più compatto, ovvero Samsung Galaxy S21, che quest'anno con il nuovo Exynos 2100 ha stravolto decisamente la fascia top, diventando da uno smartphone che soffriva di batteria a uno smartphone davvero al top. La cosa che mi piace di più è il peso, 169 grammi, oltre alle dimensioni, e il fatto che comunque sia tecnologicamente avanzato, con un display da 6,2 pollici di tipo AMOLED ad alto refresh rate, 120Hz, un ottimo comparto fotografico, un software che gira sufficientemente bene, bello reattivo, ma soprattutto ultra completo, insomma un pacchetto che offre davvero uno smartphone top di gamma a un prezzo sempre più basso, vuoi per la svalutazione, vuoi anche per diversi codici sconto, dei coupon che Samsung sta lanciando nelle varie settimane. Assolutamente tenete d'occhio magari il nostro canale Telegram Prezzi Tech per non perdervi gli sconti. Outsider di questa fascia sono ben tre, vado a inserire infatti LG Wing, che è crollato di prezzo ma offre un hardware davvero incredibile, pazzesco, a volte anche unico sotto alcuni aspetti. Valutatelo attentamente perché LG, sì, purtroppo ha chiuso la divisione mobile, però dovrebbe supportare questo smartphone ancora molto nel tempo. In alternativa Huawei P40 Pro, anche lui per il comparto fotografico, ma mancano le app di Google, quindi sappiatelo. E infine vado a inserire il Xiaomi Mi 11, che a volte su Amazon si trova a 699€, comunque intorno a quel prezzo, nella versione da 256GB di memoria interna, quindi assolutamente interessante. E sulla fascia top partiamo proprio da Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, entrambi consigliabili o per uno o per l'altra caratteristica. Quest'ultimo infatti è preferibile dal punto di vista fotografico, dato che tutti i sensori fotografici sono nuovi, tra cui anche quello teleobiettivo a periscopio con ingrandimento 10x ottico che arriva fino a 100x digitale, davvero di buona qualità, ma anche per il sensore principale da 108 megapixel, nonché per ultra grandangolari, e tutti e tre offrono buona qualità. Sotto al cofano 5000 mAh di batteria, mentre S21 Plus risponde con 4800 mAh, entrambi che riescono ad arrivare a sera tranquillamente, così come anche S21. Ecco, S21 Plus è leggermente più conservativo sul comparto fotografico, dove nulla cambia rispetto all'S21, ciò che cambia di fatto sono le dimensioni e quindi anche quello del display. In alternativa Oppo Find X3 Pro, preferibile soprattutto dal punto di vista del design, dove è molto più futuristico rispetto agli smartphone Samsung, all'interno la tecnologia non manca, Snapdragon 888 con 256GB di memoria interna e 4100 mAh di batteria con ricarica rapida fino a 65W, 30 invece quella wireless. Il display è letteralmente fantastico, Quad HD Plus con refresh rate a 120Hz, insomma valutate attentamente questo smartphone perché comunque offre anche lui una buona completezza anche grazie al software che è reattivo, fluido e sufficientemente completo. Ultima alternativa OnePlus 9 Pro, che risponde anch'esso con tantissima tecnologia ma soprattutto un prezzo più contenuto, a partire da 919€ di listino, ma attenzione che su Amazon si trova già a ben 80€ in meno, quindi 839, assolutamente da osservare attentamente. Dove OnePlus ha concentrato gli sforzi quest'anno, e meno male, è sul comparto fotografico, con una collaborazione con Hasselblad che, seppur non abbia portato grandissimi cambiamenti a livello qualitativo, sono sicuro che nel tempo andranno a perfezionare l'algoritmo. Comunque l'hardware al solito non manca, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna il taglio base, ma esiste anche la variante con 256 GB di memoria e 12 GB di RAM. E infine gli outsider di questa fascia, che sono al solito gli smartphone Huawei P40 Pro Plus e Mate 40 Pro, che offrono tanto dal punto di vista hardware
molto meno purtroppo dal punto di vista software, dove App Gallery comunque sta cercando e ci sta anche riuscendo a mettere una pezza, ma mancano le applicazioni di Google, quindi anche qui attenzione a questo aspetto. Ma per questa puntata era tutto, vi ricordo che state guardando questo video dopo il mese di maggio, in descrizione trovate il link alle nuove puntate. Fatemi sapere a questo punto nei commenti se avete trovato il vostro prossimo smartphone, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, oppure se vi è stato utile condividetelo, e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!